cosa ci trasmettono questi film? Ci trasmettono un grande bisogno di umanità, la grande capacità anche artistica, di cultura, un modo di narrare un modo diverso di guardare il mondo, che parte anche dalla sofferenza, dalle divisioni, ma che faccia intravedere quanto è importante prima le persone, prima questo sguardo culturale forte in un mondo globalizzato, chiuso. Noi dobbiamo riaprire porti, fessure. Chiuso, noi vorremmo arrivare col linguaggio della mitezza, dell'arte, della poesia, della custodia del creato, tanti temi che stanno arricchendo anche i movimenti giovanili di oggi. È un grande bisogno di rovesciare pagina, di arrivare anche di fronte a tutte le urgenze, rileggendo, non perdendo anche la capacità di commuoversi e, se si vuole, anche di indignarsi. Vedremo una serie di cortometraggi, i cortometraggi del Subfilm Festival, che è ora la sua 8ª edizione. Abbiamo in programmazione 4 diversi programmi di cortometraggi, 4 slot, in cui affronteremo diverse tematiche. Il tema dell'immigrazione è un tema sempre importante per il festival e sarà affrontato in diversi cortometraggi, ma sono presenti anche altre tematiche, come ad esempio il razzismo in un film come Skin, che è stato vincitore dell'Oscar quest'anno. Vedremo anche altri cortometraggi che si concentrano sulle gang minorili. C'è un cortometraggio ambientato a Milano, appunto Bautismo, che parla di questo fenomeno all'interno proprio della nostra città. Lungometraggi quest'anno ne avremo 2. Avremo un documentario questa sera, è un documentario comunque spagnolo, di produzione spagnola, però è ambientato in Perù. È un documentario che parla di come la musica possa essere un mezzo per risolvere, per aiutare comunque dei ragazzini a uscire da delle situazioni di povertà, di marginalità. L'altro documentario conta di un'amicizia. Un'amicizia fra due persone che comunque forzatamente si trovano a dover fare amicizia, hanno un obiettivo comune. Questo obiettivo comune è raggiungere, diciamo, la terra promessa, che in questo caso è Londra, comunque l'Inghilterra, ma lo vogliono fare in modo diverso, nella legalità o, diciamo, nell'assenza di legalità. È un festival molto prezioso perché è un festival che ci invita ad avere finalmente un doppio sguardo sul fenomeno delle migrazioni e anche sul modo in cui si può essere inclusivi nelle società contemporanee. Di fatto noi, grazie al Sub Festival, possiamo vedere molti fenomeni legati principalmente alla migrazione, appunto con lo sguardo altro, che non è quello soltanto della città di Milano, ma è quello di un vero e proprio cittamondo. Credo che l'apporto che viene dato anche al dibattito pubblico su temi così rilevanti sia molto importante. L'invito è naturalmente sempre quello a mettere insieme, da un lato, la sensibilità, inevitabilmente, come si può dire, artistica di coloro che appunto sono registi dei cortometraggi, ma dall'altro anche un dato di concretezza estremo che si basa sul fatto che ciò a cui noi assistiamo e ciò che vediamo affonda le proprie radici appunto nella verità dei fatti e non nelle tante bugie che vengono propalate e raccontate oggi utilizzando strumenti mediatici, ahimè, piuttosto potenti.